Ragazzi, ben trovati sul mio canale, io sono Magnus. Come di consueto sapete benissimo che quando iniziamo un gioco Lego cerco sempre di raccogliere tutti i minikit, tutti i vari personaggi, in pratica collezionare tutti per arrivare al completamento del 100%. Ecco perché anche oggi iniziamo su Lego Marvel Super Hero 2, la guida per raccogliere i mini kit. Sarà diverso dal solito perché da guida intendo fare un video dove vi faccio vedere soltanto dove stanno i mini kit. In pratica, in maniera tale che ad ogni livello riuscite già da subito a capire dove stanno i mini kit e quindi naturalmente poi alla fine sapere anche quali sono i personaggi da sbloccare. Se mi riesce, metto anche in descrizione tutte le varie informazioni su che personaggio si sblocca, vediamo un po'. È un primo video, non so come andrà perché le scorse volte la faticata è veramente assurda e ho visto che non è che poi vi piace tanto, perché è normale che essendo una guida faremo questo, mentre invece per la storia che ho già fatto andate a vedere il link in descrizione perché è lì che ho trattato tutta la storia con i filmati. Quindi qui ci andremo a vedere soltanto dove stanno i mini kit, dove stanno quindi le stanze segrete e tutto il necessario. Detto questo, quindi iniziamo col primo livello. Naturalmente qua se non mi invito come se lo mettere un pollice su, un bel commento, un bel mi piace e sono tutti affari tuoi. Facciamo quindi modalità gioco libero. Ah, e sappiamo benissimo che possiamo scegliere un personaggio. Vabbè, io darei sempre l'onore. Sì, darei l'onore sempre ad Iron Man. Ci becchiamo. Sì, MK47. Non so quanti ne possiamo scegliere, soltanto uno? Soltanto uno, va bene, ok. Ok, quindi siamo pronti. Ammazza. A volte mi dimentico le cose. Passiamo subito all'azione. Porca miseria. Questo già ci sta dando il tormento. Il primo mini kit lo dovremmo trovare là dentro. Attenzione, prova a montare questo, vai. Ok, bravo. Il primo l'ha attaccato, eh. Attenzione un attimo che forse qua dobbiamo fare qualcosa. Vai, aspetta, aspetta, vai. Vediamo se ci riesco. Aspetta. Ok, non me lo fa fare. Allora, ok, forse l'ho rotto, eh. Vai. Ok, cioè, credo che ci sia. Che ci sta qua dentro? Ah, ok, mi serve. Non so se riesce. Ah, no, mi serve. Allora, vediamo un po'. Questo dovrebbe andare bene, vai. Proviamo a entrare. Oh, che meraviglia. Allora, per ruotare si fa così, mi ero scordato. Oh, attenzione, attenzione. Ok. Ce l'abbiamo fatta just in time. Dobbiamo andare là sopra. Aspetta, vai. Aspetta, vediamo se riesco. No, da qua non ce la faccio. No, ce la faccio invece. Aspetta, aspetta. Ok. Da qua non credo ancora. Perfetto. Porca miseria, ma anche da qua ce la fai. Allora, prova a riscendere. Ah no, aspetta, aspetta. Facciamo così, guarda. Me ne scendo di qua. Dovresti passare qua in mezzo. Vai, grande. Ok, vai. Andiamo. Dovremmo esserci quasi. Ok. Via libera, meno male. Attenzione a questo che si scatena, eh. Anche perché poi ci sono anche delle stanze segrete. Cioè, stanze segrete. Posti segreti che non abbiamo mai scoperto. Ok, penso il primo mini kit l'abbiamo becchiato. Forse? Ok? Vai, devo montare ancora. Oh, ci sta. Questo davanti che non ci fa niente. Ok, il primo l'abbiamo becchiato. Vai. Possiamo passare appresso, vai. Perfetto, attenzione. Ok. Non così, vai. Devo andare qua. Ok, perfetto, l'abbiamo messo. Non credo che quello sia il tuo spazio, eh. Vabbè. Oh, musica spettacolare. Mazz che ballerino. Anche Iron Man però è abbastanza intonato. Però abbiamo due personaggi uguali qua. Non mi piace sta cosa. Nulla di che per un dio Ok. immortale. Già te vai tu avanti. Anche questo l'abbiamo sbloccato. Qua ce ne sta un altro, eh. Adesso poi si vedeva anche là dentro. Guardami lui che è più forte, scusa. Bravo, guarda qua. Basta, basta, basta. C'è troppo macello qua dentro. Aspetta un po'.
Scusami, questo. 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 Ok. Ci voleva l'ordine giusto. Ok, quindi anche questo lo abbiamo sbloccato. Aspettate, perché fino a quando non becco io non ci credo. Oh, merci. Ok, quindi penso che possiamo passare anche al prossimo. Ok, prossimo mini kit. Andiamo avanti, che dovrebbe stare da queste parti. Allora, vai Star-Lord. Oh, aspetta, qua c'è qualcosa che dobbiamo sciogliere, penso. Vai. Tu dovresti andare bene con il calore, no? Ce la fai a becchiarlo, scusami. Ok, bravo, bravo, bravo. Vai Star, vai. Ok, attenzione al signore qua. Sei un po' grande però. Oh, guarda quante monetine. Con il moltiplicatore andiamo a nozze. Per due, eh. Oh, però me le becco tutte quante. Ok, quindi il minikit sta là dentro. E siamo contenti. Ok. Porca miseria. Aspetta, mi voglio beccare prima tutte le monetine qua, eh. Che non vorrei che tipo scompaiono. Vabbè, alcune sono scomparse. Ok, poi dobbiamo fregarci qualche cosa qua, eh. Oh, là c'è una cosa per scavare, eh. Ok, questi qua dobbiamo rompere. Uno l'abbiamo becchiato. Dove stanno gli altri? Ah, ma escono così all'improvviso. Ok, siamo al secondo. E dovrebbe uscire ancora un altro, eh. Cioè, veramente devo uscire 5. Dove stanno gli altri? Ah, non ce ne stanno altri. Ah, ok. Ah, porca miseria, era uscito. Vediamo se riesco a becchiare l'altra volta. Non escono. Quindi non escono praticamente in continuazione. Escono ogni tanto. Ti prego, puoi uscire con l'occhietto come prima. Che ti ammazziamo come prima. Aspetta, eh. Vai, vai. Ok, beccato. Vediamo se siamo fortunati. Ok, ce ne sta un altro di qua. Ne manca uno, eh. Dobbiamo andare sempre avanti e indietro, come al solito. Oh, sta di qua. Ok. Possiamo andare avanti, siamo a 5. Allora, l'altro dovrebbe stare qua, su una zattera. Mi piace perché in pratica così riusciamo a sbloccare questa qua, anche cose nuove. No, nell'acqua no, questo quasi si incendia tutto, Vai, Star-Lord. Ah, mi serve Iron Man. E c'hai ragione. Infatti io prima l'avevo becchiato, Iron Man. Aspetta, vai. Ma non è che prendi fuoco là in acqua? Merci, bravo Iron Man. Abbiamo beccato anche questo. Ci rispostiamo qua. Ok, che dobbiamo andare qua. Scendi giù. Aspetta, mi sciogli un attimo questo. Anche se l'avremmo voluto fare anche ad Iron Man. Vabbè, non fa niente. È un po' per utilizzare un po' di personaggi. Aspetta, ok, troviamo qua. Ah, lo becchi da sotto. Materiale. No? Non ci sta niente, eh? C'è la fregatura. No. Non c'è niente. Non ci sta niente. Ah, si è ok. Ah, forse ha pescato male. Oh, coltello, buono. No, manco esce niente. Devi migliorare un po' la pesca perché ancora non abbiamo beccato una mazza. Me ne dai un altro? Ok. E speriamo che sia la volta buona. Aspetta che forse qua dentro lo becchiamo, eh. Ok, becchiato. Possiamo passare appresso. Ok, come prossimo personaggio, o meglio, come prossimo mini kit, dovremmo andare praticamente là dietro. Oh, là dietro ci sta. Aspetta, dammi un attimo Star-Lord. Dovrebbe stare qua dietro. Ok, becchiato. Oh, dobbiamo salvare Stan Lee. Mi serve qualcuno che erutta qua, eh. Fatemi uscire da qui. Infatti, allora, qualcuno che erutta, qualcuno che erutta. Mi sa che Freccia Nera erutta, eh. Aspetta, andiamo un po'. Vai, vai. Mi serve un po' di potenza, eh. Dovresti essere libero. Ok, si è liberato, vero? Si è liberato. Ok. Bene così, abbiamo liberato anche lui e possiamo andare avanti
là dentro dobbiamo andare. Sì, non vi preoccupate. Allora, là dentro ci serve uno che spara fuoco. Oh, non vi dimenate che vi salviamo. Allora, qualcuno che spara fuoco. Aspetta un attimo, chi ci possiamo becchiare? Io mi beccherei. Ci becchiamo Captain Marvel. La più potente eroina della Terra. Preparatevi a stupire. Non esagerare. Qua dentro che ci esce? Mini kit? Se nessuno abbiatta nei prossimi secondi questo. Oh no, abbiamo sbloccato un personaggio nuovo. Fantastico. Ok, a questo punto attenzione perché ne dobbiamo sbloccare altri due soltanto. Allora, vediamo un po', Rocket, dammi tu una mano. Mi sa di sì. Lo so. Ciao, devo rompere qua, aspetta che devo rompere qua. No, un attimo, ci sta attaccando, attenti! Di bene lo so meglio che devo stare attento, vai. Hai fatto qualcosa per farci finire in questa situazione, Peter? Ma anche no. Che continuate a chiedermelo? No, non questa volta. Ci sta dando un po' di noia. Vediamo. Aspetta, cosa caspita è successo? Risposta più probabile. Altra tecnologia temporale di Kang. Un attimo, dove stai? Veramente non voglio pavatoni. Vai, grazie, merci. Attenzione, Tony, che ti stanno leggerissimamente colpito. Qualche idea? Una mina di gravità funzionerebbe. Stiamo aspettando Iron Man che si veste un attimo perché ci sarà tipo 20 minuti. Vai, che dite di usare i pezzi di quella navicella laggiù? Prima dobbiamo distruggerla. Quindi abbiamo beccato anche il nostro nuovo amicone può aiutarci. Scusate. Ce ne manca ancora un altro. Aspettate un attimo che ce ne manca ancora un altro che dovrebbe stare qua, Vediamo se ci abbiamo un attimo. Attenzione, vai. Vediamo se ce lo fa beccare lo stesso. Non so se l'abbiamo beccato. Aspetta, perché penso di no. Attenzione, perché io qua ho sfondato, ma forse. Vabbè, però ci stai dando veramente tanto fastidio, Aspettate un attimo. Ma l'abbiamo beccato. Ma si capisce una mazza. Ci stanno letteralmente stramassacando. Allora fammi. Draxler l'hai beccato. Ah, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Ok, li abbiamo beccati praticamente tutti. Quindi non ci resta che a questo punto andare a vedere che cosa abbiamo sbloccato. Ok, quindi vediamo a questo punto che cosa abbiamo sbloccato, visto che ci dovrebbe essere naturalmente anche il personaggio che era già stato sbloccato. L'abbiamo completato al 100% il primo livello e possiamo essere soddisfatti. Qua poi si prende una marea di punti importanti per sbloccare i personaggi, visto che dobbiamo sbloccare tutti quanti. Ok, e infatti guardate qua, già con il per 2 già abbiamo fatto 252.000 punti. Ok, qua dobbiamo beccare tutti e 10. Sono sicuro, sono curioso anche di vedere qual è il mattoncino che abbiamo sbloccato. Perfetto. Ok, The Man Killed, no. Ok, abbiamo salvato anche lui. Fantastico. Ok, quindi il nuovo personaggio che abbiamo sbloccato, Moon Knight. Perfetto. Questo invece è quello che abbiamo sbloccato praticamente raggiungendo tutti i mini kit. Vabbè, penso che possiamo essere soddisfatti. Ok ragazzi, anche questa parte termina qui. Vi farò vedere soltanto quindi le cose che si sbloccano in mini kit, dove si devono raccogliere per fare una guida perfetta e fatta bene. Naturalmente cercherò, se mi ricordo, di mettervi tutto in descrizione in maniera da velocizzare anche la ricerca. Detto questo, naturalmente come sono i video, come se avete un bel pollice in su, un bel commento, mi piace, fatemi sapere la vostra. Non ci vediamo al prossimo video e bye bye.